Buonasera amici sportivi, siamo qui negli studi di TV Radio L. Stiamo registrando una trasmissione che era già stata programmata per tirare le somme di questo campionato bellissimo, entusiasmante di prima categoria del football guagnano. Abbiamo con noi, per tirare le somme di questo campionato e del girone di andata, abbiamo degli ospiti, li abbiamo portati qui per essere più calorosi, il presidente guagnano Mario Leo. Buonasera. Un rappresentante, il nostro portavoce dei tifosi, Davide Colaci, Grazie, il nostro amico buonasera. collaboratore Fernando Sufenò e il vicepresidente del Bagnano, Alonso Persano. Allora, presidente, con lei abbiamo già fatto questa intervista all'inizio del campionato, dove ci hai prospettato un po' la partenza un pochettino in difficoltà del Bagnano, di aver organizzato una squadra imbottita soprattutto di giovani, di under, e quindi di partire per quest'altra avventura. Ci avete detto un pochettino i programmi della società. Oggi ci troviamo dopo 18 partite, il girone di andata è finito, abbiamo già iniziato la prima di ritorno e quindi siamo qui per tirare un pochettino le somme. Allora, Presidente, tutto sommato siamo terzi in classifica e questo campionato ci ha dato una prima parte di grande entusiasmo, però adesso siamo arrivati in queste 4-5 partite, dove il Guagnano ha rallentato la sua marcia iniziale trionfante. Allora, iniziamo prima con il presidente del Guagnano. Allora, presidente, vediamo un pochettino, per quanto riguarda il discorso di questa programmazione di giovani, ancora continuate di puntare per fare un campionato di rilanciare i giovani? Ma la risposta è sotto gli occhi di tutti, non credo che ci sia la necessità di dare una risposta verbale, perché comunque il Guagnano è nato e continua ad essere quello che è con l'apporto di questi grandi ragazzi che stanno comunque facendo bene. Per cui voglio dire, i ragazzi ci sono, i ragazzi hanno tutta la fiducia da parte della società, per primo, del mister prima ancora di tutti e degli stessi compagni, diciamo, più maturi. I ragazzi ci sono, i ragazzi noi sono la nostra forza e continuano ad esserlo. Certamente, avete puntato sui ragazzi, avete puntato anche sul mister giovane di prima esperienza per quanto riguarda come allenatore, Lorenzo Leone, e quindi tutto sommato state puntando per valorizzare un po' questi ragazzi e portare avanti il discorso calcio Certo, a Guagnano. sì. Per quanto riguarda la feci questa domanda, i programmi di questa società, vuole fare un campionato un po' di transizione, un po' di valorizzare, o a questo punto vogliamo fare, volete fare un campionato di puntare in alto e di fare quel salto di qualità che tutti i tifosi, tutti quanti ci aspettiamo? Al discorso di andare a puntare in alto, noi puntiamo ogni domenica in alto, cioè il discorso è questo. Allora non ci siamo mai, non abbiamo mai gettato la spugna. Se qualcuno pensava appunto che qualcuno stesse buttando la spugna, questo non è avvenuto, perché tutti quanti si aspettavano indubbiamente questo martedì 3 febbraio e a grande richiesta e voce anche da parte della redazione di Guagnano Informa, nella redazione dell'articolo, si chiamava ad alta voce la società a prendere il classico provvedimento dei perdenti, cioè quello è quello di andare a mettere da parte il mister, no? Questo comporterebbe che cosa? La soluzione più facile per una società, è chiaro? Cioè tu mister vai fuori perché devo dare una scossa. La scossa non si dà mettendo da parte Lorenzo Leone, perché non dimentichiamo una cosa molto importante. Questa squadra è nata con delle grosse difficoltà dal punto di vista economico, difficoltà che continuano ad esserci, è chiaro? Cioè non sono svanite per coloro che parlavano in piazza, no? Salviamo il Guagnano, salviamo il Guagnano. Non abbiamo visto nessuno, attenzione, di questo io voglio dire, perché ci sono soltanto tre persone che ci sono state decine e decine di persone che hanno rivoluto il Guagnano, ma in realtà ci sono solo tre persone che lo hanno voluto veramente e che sono in prima fila.
stiamo parlando di Giulio Portone, stiamo parlando di Onozio Versano e questo, Mario Leo. E questo esatto, voglio dire, l'abbiamo sempre detto. No, facciamo niente per essere ringraziati per questo, e perché noi ci teniamo affinché vengano dette le cose come stanno. Allora, perché il silenzio fa comodo a tutti, no? Il concetto del silenzio fa comodo a tutti. Però ripeto, questa società vuole far bene, diciamo, per cui lo stiamo dimostrando. Un momento che è il momento che sta vivendo il Guagnano, lo vive la Roma, lo può vivere la Juve, certo, lo vive l'Inter. Ma noi Presidente siamo sempre quelli, no, portavoce, che ha detto quella voce, che portiamo la voce dei tifosi. E siamo pure dentro. Non a caso non ci siamo sottratti all'intervista, no, perché anzi portiamo gli umori dei tifosi. Naturalmente è naturale quando un tifoso abituato a piacere, è naturale, quindi anche la società è da ascoltare queste domande che i tifosi fanno, è naturale. Sta dando la fiducia all'allenatore ed è giusto così. Non vedo adesso, perché io non debba dare, attenzione, mi scuso, io non vedo perché non debba dare la fiducia a un allenatore che ci ha messo la faccia e in funzione di alcuni progetti che non partivano con uno slancio. Cioè il problema, come ha detto ieri Onozio Versano in una riunione, diciamo, tecnica della società e dell'allenatore, il nostro problema, attenzione, il problema del Guagnano, così come diceva Onozio ieri sera, è quello di aver fatto in modo di arrivare a questo punto, è chiaro, a punti 32. Cioè, perché indubbiamente nessuno ci avrebbe mai scommesso che il Guagnano, questo merito non ce l'ho io come società. Io posso avere il merito, ripeto, come società, quello che ho detto prima, quello di andare a trovare risorse per mantenere a galla questa barca, ma il merito ce l'ha soprattutto mister Lorenzo Leone e i ragazzi che scendono in campo. È chiaro, io cosa faccio? Solo perché si sta attraversando questo momento che, ripeto, possono attraversare tutte le squadre a qualsiasi categoria. Cioè, io metto la porta, un signore di nome Lorenzo Leone, che tutti conosciamo le sue qualità, che mi ha portato dove siamo. Cioè, sono un pazzo o la devo pensare alla Toir o alla... Cioè, la soluzione qual è? È quello che ha fatto il Napoli. Il Napoli cosa fa? Chiedo scusa, l'Inter cosa fa? Mi manda via Mazzarri, poi mi prende Mancini. L'altro giorno vedevo in televisione che facevano le statistiche e dice: ah, Mazzarri in funzione di prendendo le ultime 10 gare aveva fatto 16 punti e Mancini ne ha fatti 10. Io mi attenzione, c'è qualche allenatore bravo che si vuole fare, poi siamo tutti allenatori. Certamente. L'Italia è un popolo di allenatori, no? E siamo d'accordo, poi entreremo un pochettino un po' nel vivo. Noi siamo partiti un po' in sordina, come dicevo, noi abbiamo le classifiche, abbiamo un po' le squadre, c'erano squadre più titolate di noi che sono partite più attrezzate, però non so, e oggi si trovano ad essere sotto di noi nella classifica, qui nella classifica. E anche loro penso hanno trovato delle difficoltà, hanno. Guarda, noi c'è il copertino. Io faccio anche sempre degli esempi un po' casarecci, no? Mi piace sempre tirare un po' la pellicola indietro, no? Che questo è un film che noi stiamo guardando. No, bisognerebbe tirare un po' la pellicola indietro e partire da giugno, quando non c'era neanche l'ipotesi di scrivere la squadra, non c'era nessun progetto di scrivere la squadra, perché non essendoci le risorse giuste per un campionato di prima categoria, a quel punto lì c'era il dubbio, si fa o non si fa. Allora, siccome siamo sempre abituati a vivere di certezze, e certezze non ce n'erano, ci sono state delle promesse non mantenute, non lo so se riusciremo a portare avanti un po' quelle che erano delle false promesse, questo è un discorso a parte. Allora, cosa abbiamo fatto? Per l'amore, per la passione, per mantenere un gruppo di ragazzi che ci devono a fare del calcio Guagnano, ho detto Mario, Giulio, facciamo questa squadra,
portiamo avanti. E abbiamo costruito una squadra fatta soprattutto, come avete voi, di ragazzi, che quando non ci sono le risorse non si può fare una programmazione di vincere un campionato. Poi parliamoci chiaro, la piazza è quella lì, Bagnano è un paese piccolissimo che sta vivendo di calcio negli ultimi 4-5 anni grazie soprattutto allo sforzo di 3-4 persone e di un po' di imprese piccole che ci danno una mano. Allora a questo punto io dico, siamo riusciti attraverso delle capacità, non degli sforzi, delle nostre capacità, sia da parte della società, da parte dell'allenatore, da parte dei ragazzi, a stare in un posto di classifica dove squadre delle città che hanno delle tradizioni calcistiche non sono riuscite a raggiungere gli obiettivi. E questa è una cosa che ci deve riempire di orgoglio dal primo all'ultimo. Io certe volte, se mi guardo intorno e vedo gente che critica l'operato della squadra, della società, della cosa. Ma scusate, ma di cosa stiamo parlando? Alonso, scusate, siamo d'accordo, penso che tutti siamo d'accordo, almeno per quanto chi ama il vero calcio è d'accordo. Noi vi ringraziamo, vi siamo grati per quello che state facendo, per quello che avete fatto. No. E per quello siamo d'accordo e su merito, questo, su questo non, il merito è di tutti. Su questo non ci il merito è di tutti, anche no. Dal piccolo tifoso, perché noi sinceramente si vince tutti insieme e si perde tutti insieme. Certo. Io certe volte non riesco a capire queste critiche così che si lanciano facilmente. Ma le critiche si fanno dappertutto, le critiche si fanno. No, ma bisogna essere un po' per sbagliare le critiche, bisogna però bisogna mettere un po' i piedi per terra, perché a Guagliano non ci sono state campionati di eccellenza. Ti ho fatto la domanda dove tu prima dicendo altre squadre più attrezzate come Copertino, come Giano, Racale, che sta dimostrando una grossa squadra come il calcio ben organizzata, e sono partite all'inizio con molto vantaggio rispetto a noi, che siamo partiti con il punto interrogativo con questi ragazzi. Ci siamo ritrovati in testa con tanti punti, che adesso poi entreremo un pochino nel merito della squadra, dei punti dove noi in questo periodo stiamo un pochettino, no? Abbiamo perso questi punti, entreremo nel merito con i nostri amici. Ho detto, siamo partiti un pochettino in sordina, ci siamo trovati, abbiamo dei ragazzi veramente che ce li invidiano, e quindi questa è la domanda che ti ho fatto prima all'inizio. Per quanto riguarda, stavo dicendo, e mo Fernando entrerà un pochettino nei meriti, certamente tutte le squadre hanno gli alti e bassi, poi si deve un pochettino andare a cercare o individuare un pochettino il problema, dove è quella carenza, dove con Mario avevamo fatto anche un'intervista dove a dicembre, dove aperte le liste di trasferimenti, la squadra della società del Guagnano non ha ottenuto, no? Non ha ritenuto opportuno andare a cercare qualche altro giocatore, perché giustamente dice, è un bel gruppo, teniamocelo unito, sta facendo bene, stiamo andando bene. No, scusa, cioè, da parte della società ci sono stati dei contatti con i giocatori, però sia per le questioni economiche, ripeto, sia per le questioni di scelta di qualche giocatore che aveva così dato l'ok a venire a Guagnano, poi all'ultimo momento si è tirato un po' indietro, abbiamo ritenuto opportuno di non stravolgere diciamo la rosa, che fino a quel punto aveva fatto tanto bene. E queste sono le decisioni della società, quindi bisogna accettarle. Allora, con David entriamo un pochino. David è un po' il portavoce, il capofila dei ragazzi sugli spalti del Guagnano. Anche David vuole dire la sua, no? Per quanto riguarda, c'è stato un pochettino in una partita, noi ci siamo sentiti un pochettino soli domenica, senza tifosi allo stadio, mentre gli altri, la squadra locale aveva il gruppo dei fan che gridavano, quindi ci siamo sentiti un pochettino orfani. Purtroppo per domenica scorsa non c'è stata la presenza, perché più di qualcuno aveva degli impegni, specialmente dei ragazzi più grandi come me, Pietro, Antonio,
diciamo che siamo maggiorenni e ragazzi da soli non riescono a organizzarsi, però non è stata una mancanza perché... Ma il gruppo c'è, no, vabbè, sicuramente c'è, il gruppo sostenuto fino a... non ci sono, è stato un problema c'è stato un po' logistico perché c'è questa domenica chiarito anche il problema della senza dubbio della partita, dei tifosi quelli sono stati 5 minuti in cui ci abbiamo capito poco noi e ci hanno capito poco. Diciamo che comunque sia, siamo fatti di sangue, di cervello, a piena partita manca fare il fumo, diciamo, con la sconfitta è una cosa. Una parentesi per quanto riguarda questo. Sono stati due o tre cuori che sono stati fatti così, ma più che altro perché, diciamo, dopo i risultati entusiasmanti per le 13 partite, perché dobbiamo dire che il Guagnano ha fatto 31 punti su 39, aspettando, cioè non se l'aspettava nessuno. Yes. Purtroppo poi può succedere che ci sono due partite che magari in cerchio c'è qualcosa che non va e magari dal tifoso che è arrivato dal volente di Trasmanese Stelle perché ma la società non c'è stato mai nessuno dei ragazzi comunque ci sta vivendo questo tipo di tifoseria gli era mai capitata questa situazione, non mai che l'entusiasmo arriva a mille nei primi momenti in cui ci sono due partite che vanno male, che fai 0 gol e subisci 6. Cioè un po' rimane deluso, ma deluso, però normale. Rimane deluso colui che ci tiene, è normale, cioè, dire, bisogna dare le giuste letture, è chiaro. Rimane deluso colui che ci tiene. Allora, colui che ci tiene è rimasto deluso. Poi voi cosa avete fatto? Sì. Molto intelligentemente avete ricostruito. Ma per forza, avete ricostruito il rapporto. Ognuno e quello è sinonimo di intelligenza. Ognuno capisce di aver sbagliato, nei modi, nei tempi. Io ci tengo a dire che noi non abbiamo mai, noi non comandiamo su nessuno. Ognuno è libero di dire e di fare quello che vuole, è giusto che sia così. Noi voglio dire, non abbiamo mai risposto a nessuna critica. No. Cioè attenzione, noi ad oggi non abbiamo mai risposto a nessuna critica perché siamo delle persone che rispettiamo l'opinione degli altri, è chiaro. Per cui, come tale... Bisogna accettare le critiche, bisogna accettare anche... che qualcuno rispettasse anche le nostre, ok? E, perché è molto importante, per parlare, caro Sergio, bisogna starci dentro. Chiaro, delle volte quello che fa rabbia all'addetto ai lavori è che uno parla senza vivere determinate cose, è chiaro. Ora io posso parlare della tua famiglia, certo, tu in casa tua, cioè la tua porta è chiusa, io mi metto lì e inizio a dire però Sergio non mi piace come tu c'è la famiglia, ma che ne so io, è chiaro. Ora per vivere determinate condizioni bisogna starci dentro, è chiaro. Attenzione, oggi è il 3 febbraio e io ci tengo a dire una cosa molto importante questa sera. È stata rinnovata la fiducia al mister, perché il mister ha tutta la fiducia da parte non solo della società, perché noi siamo democratici, purtroppo l'Italia non vive proprio di democrazia, ma noi andiamo contro corrente, noi siamo democratici, noi stiamo uscendo dallo scordatoio, è chiaro. Noi siamo democratici e ascoltiamo la voce del popolo, siamo abituati a farlo. Il popolo ha dato fiducia al mister, il popolo parlo inteso degli addetti ai lavori, di tutti i ragazzi. Noi ieri, singolarmente ragazzi, abbiamo voluto capire, non abbiamo fatto la domanda ma tu vuoi il mister, tu vuoi mandarlo via. No, noi apriamo il dibattito con loro, chiaro? E il dibattito è chiarissimo, la fiducia al mister. Ma stiamo parlando di una fiducia che equivale a 1000, è chiaro ancora. Ma comunque si vedeva da fuori perché il mister è. Cioè, c'è compattezza. Ma sia cioè, il mister e il giocatore sono. Noi usciamo dalla quinta sconfitta, tra virgolette, consecutiva, no? Il Guagnano. Ad oggi non manca nessuno all'interno dello spogliatoio. Non manca un ragazzo. Io oggi nello spogliatoio, scusa Mario, ho fatto un esempio molto bello, no? La storia. Ho detto che noi siamo. Siamo come una persona che scoppiava di salute e a un certo punto si è ammalata. Allora bisogna capire che tipo di virus c'è, in modo da trovare la medicina giusta. Per giusto, ti sto come la seconda volta. Fernando, volevi concludere sul fatto dei tifosi? No, e poi apriamo questa parentesi per quanto riguarda un po'.
queste ultime partite un pochettino che ci stanno per, un po' penalizzando. Poi visto che si era aperta questa parentesi, era giusto parlarne perché non certe problematiche, insomma, non bisogna nascondersi neanche dietro un dito. Per quanto riguarda il cose, di quello che c'è da dire, no, cioè, no, no. Attenzione, per quanto riguarda attenzione, dietro un dito, cioè, siccome ti sto vedendo molto spesso, ti sto osservando, no? Con quel sorrisetto ironico. Allora, io caro Fernando, a me non c'è bisogno che la gente parla. Attenzione, cioè, non mi puoi additare che Mario Leo si stia nascondendo dietro un dito dove Mario Leo sta mostrando la faccia. No? Attenzione, tu adesso hai detto che la società si sta nascondendo dietro un dito. Allora, il discorso è questo. Sto dicendo, ma non ci siamo nascosti dietro un dito. Non va sottovalutato per come è andata, perché c'è stata sia da parte dei ragazzi che da parte dei giocatori un qualcosa che sinceramente io non ho mai visto. Siccome mi piace avere una tua opinione, no, a riguardo, perché è molto importante, scusami se passo da intervistato all'intervistatore, perdono, mi sento purtroppo, sono un logorroico per mia natura, è chiaro. Allora, quando io osservo una persona, è chiaro, guardo più l'espressione, è chiaro, non c'è bisogno che parla. Allora mi piace tirare fuori le parole da quell'espressione, cioè io voglio capire, anche perché siamo delle persone in grado di ascoltare, noi ascoltiamo e guardiamo, è chiaro, ti ho detto, io non posso giudicare la tua famiglia se la porta di casa tua è chiusa, o suono e mi faccio aprire la porta, per cui poi guardo in casa tua e capisco il problema, perché nemmeno quello che dice Ronzo, cioè se io devo analizzare prima di parlare, devo capire, no, qual è il male, sono raffreddato, ho un appendicite, una cosa, e poi trovo la medicina. Chiaro. Però se io non capisco di cosa soffro, è inutile che abbia dato un primo antibiotico. Cioè, Fernando sta dicendo un pochettino quello che ho capito io, che la società di non sottovalutare il discorso di un giocatore che è andato presso la tribuna, no, rispondendo un pochettino agli insulti dei tifosi. Ah, con quello ci siamo. Se posso intervenire, visto che io sono spesso qualcosa di questo, più che altro. Poi, ma comunque sia loro, è normale che c'è. Allora Sergio, scusami, il discorso non viene mai nulla sottovalutato, io non so se, cioè il discorso che un giocatore vada sotto la tribuna, allora domenica vi dico un episodio, un giocatore ha sgridato, tra virgolette, ha usato un tono poco opportuno verso un suo compagno. Non se ne fa un dramma, perché i drammi poi vanno a finire nella catastrofe, è chiaro. Allora la bravura è quella di andare ad intervenire in tempo, e cioè si interviene sulla tifoseria nel modo che si trovi un rapporto, e si interviene sul ragazzo, cosa che è fatta, in effetti, ripeto, non ci sono stati, no, il sangue non c'è stato, è chiaro. E cosa c'è stato? C'è stato poi che i tifosi sono tornati a tifare, e i ragazzi li hanno ringraziati, come li hanno sempre ringraziati e continuano a ringraziare, ma anche noi. Cioè io non dimentico mai il venerdì prima del copertino, che ad un certo punto si sentiva da lontano, cioè, delle voci a Guagnano, cioè io stesso non stavo al campo, ma ci sta succedendo? Quando io sono entrato nel campo sportivo di Guagnano, ho visto 20-30 ragazzi che di venerdì, durante l'allenamento, tifavano, incitavano la propria squadra. Attenzione, io a ripensarci, a me come dirigente del Guagnano non c'è vittoria che ripaghi quello che ho visto. Certo. Cioè, come faccio a non ringraziare queste persone che tra l'altro si stanno autotassando per mettere un pullman e tutto, ma è chiaro, Fernando? Cioè, il discorso è questo, noi siamo attenti a tutti, però i miei scatti vengono dal fatto. Io voglio capire, perché siamo sempre pronti ad ascoltare, cioè dove stiamo sbagliando, è chiaro? Cioè, se noi stiamo sbagliando... Chiuso questo argomento, non ne apriamo un altro,
andiamo un pochettino ad analizzare. Io avevo scritto qui dalla mi metto gli occhiali, dalla 13ª partita avevamo 31 punti ed è iniziata la parte retroattiva del Guagnano, dove siamo andati a giocare contro qui a Guagnano contro i Trecusi e abbiamo preso 4 gol. Da allora abbiamo incassati 11 gol e non abbiamo fatto neanche uno. Facciamo, entriamo un pochettino nel tecnico, se no vuoi fare già qualche domanda tu o la faccio io la prima. Avete dato una fiducia al mister, quindi ben venga, siamo tutti d'accordo, ma come società e come mister in queste 5 partite sta individuando, ha cercato un pochettino di individuare qual è il problema di queste partite negative. Faccio una domanda, perché comunque siete un pochettino gli addetti ai lavori, quelli che state vicino al mister, quello che no, che se oggi no, oggi ogni domenica i problemi del Guagnano un pochettino siccome Sergio tuo figlio è uno degli attaccanti, no? Non sta facendo gol. Mi dispiace comunicartelo in questa sede, però oggi è stato bastonato all'interno dello spogliatoio. Abbiamo preso dei bastoni e abbiamo dato tante di quelle botte ad Anto Giulio Nestola, a Matteo Palazzo, perché non stanno facendo gol. Li abbiamo distrutti, per cui probabilmente domenica. Ma abbiamo anche incassato 11 gol, perché quando per 4 partite. La difesa abbiamo impiccato il capitano, la squadra è un primis degli attaccanti che non fanno gol. È la malattia, è la malattia, chiaro. Certamente. Ma attenzione, la malattia. Il calcio ha fatto anche dei risultati. Andiamo ad esaminare tutte le partite. Tranne quella di Ragli dove io non c'ero, col Trecusi è stata una partita tutta a sé, però se andiamo a seminare, poi la partita domenica, tu c'eri, no? Il primo tempo abbiamo fatto la partita nell'area del Corigliano, pari, traverse, cose. A un certo punto poi, il periodo che non è dei migliori, quando poi si vede che tiri, pari, traverse, cose, i ragazzi. Sono fatti di carne ed ossa, hanno anche certamente nessuno loro, magari vanno un po' in tilt. Noi abbiamo un pochettino delle domande che ci hanno fatto un po' dall'esterno, qualche addetto sì. Lavori, se ancora il mister continua con questo suo modulo di gioco, se il mister sta cercando o ha in mente di cambiare un pochettino strategia, di vedere un pochettino di spostare, di individuare, qual è, no? Fernando, secondo te qual è le domande più frequenti che ci fanno i tifosi, che qualche addetto ai lavori, vuol dire, sta cercando di trovare un pochettino o di sbrigliare un pochettino la matassa? Io sono del presidente. Scusate, ma questo modulo ci abbiamo portato di più in classifica, non sbaglio. Sì, questo modulo che ci ha portato di più in classifica, avevamo 8 punti. Ma io secondo me non è un problema di modulo, cioè secondo me è un problema di circostanze. Ripeto, le brutte prestazioni sono anche subordinate a un po' di sfortuna, non dico tanta, però anche un po' di sfortuna, perché se accorgiamo nei primi 20 minuti facciamo 3 gol e chiudiamo la partita, purtroppo poi il legno, la cosa, la sfortuna è quella lì. Il modulo perché non si sono fatte queste domande nelle prime 10 partite? 10 partite abbiamo fatto non più solo. Tipo, se devo rispondere che più di qualche allenatore all'inizio forse non conosceva il nostro modulo, oggi molti lo conoscono e ce lo scrivono, noi prepariamo le squadre alla partita conoscendo un po' di siamo andati al Copertino a vincere, siamo andati a Ugento a vincere, siamo andati a Porto Cesare. Non è una questione di modulo, è una questione di periodi che le partite è andato tutto bene, cioè probabilmente no? durante le vittorie c'è stata quella partita dove la fortuna andava dal nostro verso. È chiaro. Allora, il discorso del modulo, noi abbiamo ci siamo uniti ieri sera, la società ha convocato il mister Lorenzo Leone
e il secondo Francesco Dafuro, ma in realtà abbiamo fatto che cosa? Cioè gli abbiamo voluto trasmettere fiducia, perché non è facile per un mister, per una persona che deve lavorare, è chiaro, cioè, sfido chiunque, siamo degli esseri umani. Lorenzo è la sua prima esperienza a riguardo, per cui lui aveva bisogno di una punturina, quella punturina di fiducia che noi abbiamo trasmesso. Noi siamo riandati oggi martedì nello spogliatoio con i ragazzi e anche loro avevano bisogno di una punturina. Allora abbiamo detto: ragazzi, noi abbiamo rinnovato ancora più che mai la fiducia a mister Lorenzo Leone. I ragazzi erano felicissimi perché riconoscono le qualità tecnico-tattiche di Lorenzo Leone, chiaro? Cioè io ad oggi non è ancora venuto un ragazzo per dire io soffro il ruolo, io sto soffrendo, no, assolutamente no, anzi sono compattissimi e nonostante tutto, è chiaro, questo li porta a soffrire ancora di più perché sono compatti. Allora, cioè, nella loro compattezza soffrono ed è corale la sofferenza, è chiaro? Allora, la questione è questa, cioè noi domenica i ragazzi sono scesi in campo con una dritta unica, probabilmente in altre partite non l'avevano fatto, in altre, nelle partite precedenti, ma domenica erano più che convinti e lo hanno dimostrato, come diceva Rozza, cioè il primo tempo il Corigliano non è riuscito a superare la metà campo dalla nostra parte. Lorenzo Fai aveva i guanti che erano pulitissimi, cioè hanno fatto un rinvio. Ora il discorso è questo: un episodio ci ha castigati, è chiaro? E lì dici: sì, ma la difesa va bene, vogliamo, però questo è un momento. Noi facciamo analisi su questi momenti, li abbiamo vissuti anche in passato. È chiaro, non abbiamo, come detto all'inizio, non abbiamo preso la via più semplice, quella del cambiamo il mister e tutto ciò, no, abbiamo preso la via più giusta secondo noi, attenzione, il tempo speriamo che ci dia ragione, ma me lo auguro per chi? Me lo auguro per mister Lorenzo Leone per prima, per i ragazzi dopo, è chiaro, e per ultimo noi, e me lo auguro per tutti i tifosi perché ci tengono tutti quanti affinché questo Quagliano ritorni a rifare punti e a recuperarli, anche perché attenzione, noi guardiamo la classifica: 32 Quagnano, 32 Uggiano, 35 Ragale, mi butto avanti già io, il Ragale è già riposato, per cui chiamiamoli 6 punti, non vedo perché si possa chiamare 6 punti, perché o probabilmente qualcuno dice ancora devono giocare, per cui la classifica attuale è 35, 32 Quagnano. Attenzione, rispetto a Ragale è una squadra eccellente, rispetto a Luggiano è una squadra eccellente, Copertino e via dicendo. Ma attenzione, cioè, se questo Quagnano è proprio da buttare, è chiaro, e gli altri sono delle grandi squadre, come mai non si trovano a 50 punti? E perché se io faccio 16 per 3, 3 per 6, 18, cioè questa squadra dovrebbe avere 48 punti, gli mancano 13 punti, ciò vuol dire che il Ragale ha avuto i suoi problemi, 5 partite neutre, è chiaro, tutte le squadre attraversano un momento negativo, e solo essere bravi tutti insieme a recuperare il momento, è chiaro, poi cioè, attenzione, cioè noi all'inizio della stagione stanno venendo un sacco di persone ad osservare i nostri ragazzi, ma continuano a farlo, non perché il Quagnano adesso sta attraversando un momento negativo che si sono dimenticati del valore dei nostri under, è chiaro? Ha maggior ragione, cercano di scippare, maggior ragione, c'è interessamento di questo, cioè, ora che vuol dire? Tutto sono questi ragazzi che gli ha data è positivo, no? Cioè, siamo tra le prime 4 squadre, siamo attenzione, attenzione. Discorso, lo finisco e poi sì. Il discorso è questo, cioè possiamo dire allora questi ragazzi hanno avuto un lampo di genio ed è smarrito questo lampo di genio, cioè io ritengo che una squadra che è andata a vincere a Copertino, è andata a vincere a Oggetto,
e ha dato a vincere, non mi ricordo, con l'Inerbino che ha vinto, Veglie, Campi, Porto Cesare, cioè attenzione, una domenica ti puoi improvvisare, è chiaro? Per cui trovate la medicina, io Ronzo, infatti lui ci sta lavorando al riguardo, trovate la medicina, è chiaro? Torneremo ad essere partecipi di questo campionato, non voglio dire torneremo a vincere, torneremo ad essere partecipi. Adesso poi ci stiamo prendendo la pausa, una pausa così. Vabbè, mettiamo una pausa, no? Bisogna rispettare la loro pausa. Che domanda più ancora? No, che domande... Fernando, non hai fatto neanche una. Sono arrancati fuori del... qua dello studio, poi Sergio che le fa, io se mi chiamate in causa vi posso voler dire la mia, diciamo. Sì, visto che abbiamo qui i nostri interlocutori per fare un po'... Io penso che qui nessuno chiedeva la promozione all'inizio e nessuno chiede al momento, cioè si meravigli di questa situazione attuale. E il fatto è che all'inizio sono arrivate tutte queste vittorie, adesso stanno arrivando tutte queste sconfitte. Allora, non manca proprio quell'equilibrio, diciamo, un po' da parte di tutti. Ci ha spiazzato come tifosi, come ambiente, con umore. Io ho cercato un pochettino, cioè, dalle domande che ci facevano sugli spalti, perché noi con giocatori, con dirigenti, con qualche osservatore ci diceva che si deve cercare un pochettino un modo diverso, il mister deve cercare di spostare, di fare, queste noi le voci che non sentiamo e le riportiamo come cronaca, come addetti. Ultimamente quel meccanismo che ci andava bene all'inizio non sta andando bene e questo non so che noi... Allora, noi siamo abituati a... stiamo mettendo un pochettino in evidenza, cioè queste cinque... è un periodo nero, sì, però noi siamo, cinque sconfitte, siamo abituati a rispettare i ruoli. La questione tecnica spetta all'allenatore, allo staff tecnico. Noi abbiamo altro a compensare. Noi siamo addetti ai lavori, ci occupiamo dell'organizzazione, delle risorse per portare avanti un campionato. Per quanto riguarda la questione tecnica, io non mi sento neanche in mano, né in grado. Non vogliamo delle risposte da voi, vogliamo. No, ma se queste domande le siete fatte. Scusate un attimo, no, scusate un attimo, ma se questo allenatore, Lorenzo Leone, con un gruppo di ragazzi, non con dei campioni, attenzione, che noi abbiamo dei budget solo di. Vabbè, però sono campioni, vuol dire. Siamo riusciti settimanalmente a stare sempre sulle prime pagine dei giornali sportivi o dei siti di competenza. No? Cioè, questa persona secondo me ha delle qualità. Che poi in questo periodo sia per una sfortuna, sia per una questione. Sai, il calcio, ripeto, è fatto sempre di episodi. Noi abbiamo avuto delle partite anche con Sanarino in casa. Che la palla va sulla traversa, il miracolo del porto, per dire, ci sono dei momenti che le squadre magari subiscono o anche un po' un calo psicofisico, qualcosa. Però questo non significa che l'allenatore non sia in grado di portare avanti un discorso calcistico, specialmente guadagnato. Io credo che un allenatore preparato come Lorenzo Leone ce ne sono molti. E Francesco da Puro, perché noi abbiamo visto delle squadre di quel Copertino ha dei giocatori davanti che sono di categorie superiori, e quando parlo di categorie parlo di cash, attenzione, così che noi siamo riusciti a stare lì con la bravura nostra, dei ragazzi e di tutto lo Stato. E io mi auguro una cosa, Sergio, mi auguro che l'anno prossimo ci troviamo di nuovo qui a parlare di calcio, attenzione, non sottovalutiamo questa cosa. Mi auguro che l'anno prossimo stiamo qui a parlare di Guagnano, perché il Guagnano, la squadra, è un bene prezioso di tutti, di tutta la collettività. Andiamo piano, non spariamo sempre a zero, sempre a fare ste critiche. Abbiamo sempre detto. Ricordiamo, siamo umili. Guagnano è un piccolo paese, il calcio è nato da 5 anni e abbiamo scritto delle pagine importanti. Siamo andati a vincere dei campi
tipo Copertino, dove hanno fatto la storia del calcio di Trentesimo. Siamo andati lì a vincere, a esultare e a prenderci le nostre soddisfazioni. Abbiamo scritto le pagine dei giornali. Quindi teniamo a fare il calcio e ci teniamo cari critiche, i nostri dirigenti. No, critiche con amore, critiche con amore e con passione, non distruttive. Ma no, perché con le critiche distruttive non si possono. Se ne stiamo parlando così, cioè se noi ci permettiamo qualche volta di usare un tono diverso, no? Come quello che ha usato adesso Ronzo, è chiaro. Ripeto, è bellissimo, no? C'è qualcuno che diceva purché se ne parli, no? Ed è giusto che sia così, però credete, tu ripeto, tu sei, perché avendo il figlio e comunque adesso sei anche no? Impegnato sotto questo profilo, è chiaro, tu sei sempre vicino a noi. Chi meglio di te può capire quante sono le difficoltà, ma cioè a 360 gradi il ragazzo che non sta bene, recuperare fisicamente il ragazzo, e cioè andare ad acquistare la semplice, cioè andare a trovare, noi siamo andati su campi senza fare nome, dove si dice in giro che strapagano i giocatori, e per un attimo abbiamo chiesto perché più di 3 ghiacci non li avevamo portati ed erano finiti. Io ho chiesto il ghiaccio, ci hanno detto noi non abbiamo il ghiaccio. Quando io ho parlato con i giocatori mi hanno detto non abbiamo il ghiaccio. Cioè, attenzione, ai nostri ragazzi non manca niente, ai nostri ragazzi non manca niente, ma questo sai perché. Ma vogliamo parlare ad esempio, cioè medesimiamoci nella società di Minervino, dove nel mercato di riparazione va a prendere Morello, un giocatore che ha giocato in Serie B, no? Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Noi stasera, sai di cosa stiamo parlando tra di noi, nella società? Di come organizzare la trasferta al capo di Leuca? Cioè, noi parliamo di questa cosa. Questo è il problema di quella società che sta puntando a. No? Sta però stai giocando se. Il discorso è come società, gente, e quello che è impostato sì, in però fanno vedere persone che hanno la critica facile così. Allora io dico, ci sarà sempre. Ci sono piazze critiche dove anche Puzzi, a Campi, a Veglia è saltato l'allenatore, sono no, un pochettino, dove stanno trovando buone queste critiche, a Copertino stesso. Se ne intendo, quali sono queste critiche distruttive che vuoi ci sono in giro nei paesi che dovremmo che non siamo più in grado di portare avanti la squadra, di cambiare allenatore e tante altre cose. Gente che si permette ancora a criticare l'operato della società, non avete fatto gli acquisti nel mercato di relazioni, ma scusate, noi stasera non riuscivamo a mettere a punto una trasferta castignato il capo, dove ci stiamo domandando se portare la squadra in ritiro a mangiare al ristorante per non fare 120, 120, cioè, ci sono diverse difficoltà. E quando vedo queste critiche facili che lanciano, cioè a me dà fastidio. Dovete andare per la vostra strada, le critiche servono per sì, però si deve capire che noi stiamo facendo dei miracoli a portare il calcio in questo paese. Ma chi ha detto i lavori, chi è dentro sa quello che state facendo. La stessa cosa che ha detto Mario prima, una famiglia di Sergio se non sa. Perciò chi critica da fuori, no? Sul, diciamo, sulla conduzione della società, non può sapere cosa c'è dentro, quali sono anche le difficoltà che comunque sia ci sono economicamente. Allora, giustamente lo zio diceva, il Mirabino ha preso Morello, già avendo Bellante, grandissimo attaccante per quella categoria, e noi dobbiamo andare a cercare. Adatto. Andiamo a cercare, la corriera. Io ti sto, abbiamo incontrato. E Mirabino non l'abbiamo battuto. Ti stoppo. La squadra che abbiamo incontrato domenica scorsa, parlavo con un dirigente, su 15 giocatori, 5-6 vanno a fare gli allenamenti perché gli altri lavorano. Quindi è quasi l'anno sta penultimo, ma è indipendente penultimo, voglio dire, cioè, penso, invece abbiamo iniziato
25 ragazzi, adesso non è nemmeno uno che si vede dopo 5 di ci sono delle società che hanno delle problematiche, ma ci sono dietro anche Zari, hanno avuto persone che avevano 42-43 anni che giocavano, non è tutto oro quello che luccica. Noi la trasmissione l'abbiamo impostata, era già programmata per tirare un pochettino le somme con Mario, con Alonso, no, tutto sommato. Questa per come la vedo io, no? Cioè, mi sembra tutto nella normalità. Nella normalità. Quando si dice noi... c'è l'entusiasmo va alle stelle, no, quando si vede no, troppo, ahimè, mi devi permettere, non noi, sai perché? Perché noi dobbiamo fare i conti non soltanto con l'entusiasmo, noi abbiamo un compito, cioè, mi ripeterò adesso. Allora, se io mi faccio prendere dall'entusiasmo, io cosa faccio? Io vado a prendere, allora, prima a dicembre o comunque all'inizio campionato faccio un'intervista e dico, noi abbiamo Francesco Resinato, il grande under, ce lo invidiano tutti, sì, ma noi abbiamo Matteo Palazzo, cioè un ragazzo, abbiamo Pastorelli, abbiamo Matteo Persano e tutti gli altri che abbiamo caputo dal primo all'ultimo, è chiaro? Allora noi poi la nostra conduzione ed è sotto gli occhi di tutti, è una condizione di buon padre di famiglia, è chiaro? Noi pensiamo anche al bene di questi ragazzi, io devo andare a prendere noi, a prescindere dall'aspetto economico, è chiaro? Perché attenzione, l'aspetto economico dici c'ho David che mi prende un rimborso di 50 euro. Come David, un David in panchina, David di nuovo, non leo di niente, 50 di quello, 50 di quello, lui è attaccato. No, noi diciamo anche da buon padre di famiglia. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo dei ragazzi che ci hanno sempre invidiato e fino ad oggi continua ad invidiarci, è chiaro? È stata una scommessa e continua adesso la scommessa. E la nostra scommessa è la scommessa del mister. Ecco perché, cioè, quando faccio un piccolo passo indietro, quando si parla Lorenzo Leone verrà, cioè deve essere mandato via perché quando non arrivano i risultati, attenzione, Lorenzo Leone, io devo dire una cosa perché la devo buttare una lancia a favore di questo ragazzo perché la merita, ma in virtù di esperienze anche passate, è chiaro, in virtù di esperienze di altre squadre che ti raccontano altre società, è facile vincere facile, no? Allora arriva il mister e dice io voglio quell'attaccante perché quell'attaccante è un attaccante da 30 reti e tutto quanto, e l'addetto della società si metterà e dice ma secondo te, no, più o meno questo che rimborso chiede, chiamavano un rimborso, vabbè, meno di 700 non ne prende, ma 700 e scriviamo noi, no? Ok? Poi dice sì, però io ero centrocampista, ma secondo te quanto 600 euro? Scrivi Giulio, scrivi Giulio è di quello e scrivo pare che sa 600 euro che può citare perché mi già prescritte, però il discorso è di questo qua, no? Quanto ti le somme? Dice al mister, io hanno mister, a un mister io gli dissi padre si è diritto per me tutti i giocatori non ci prendiamo ancora lei, ma questo in cima e ti dice come lo vabbè, è stato un po' è chiaro, è chiaro. Ma fa. Ora Lorenzo Leone, ecco perché merita un rispetto, cioè attenzione, Lorenzo Leone quando è arrivato, quando il Guagnano si faceva più, io gli mandai un messaggio e gli dissi mi dispiace non vederti sotto la veste di mister, la sera ci vedemmo, veramente lui piangeva perché ci teneva, è chiaro, come ci tiene tuttora. Quando poi abbiamo riscritto, cioè siamo riusciti a descrivere questo Guagnano, no, facciamo, tutti a tutti, conosci casa per casa, o danno i soldi, o se ne chiedono, sponsor, consiglio comunale, io te ne porto cose, abbiamo dato i blocchetti, non sono stati capaci, non mi torno un blocchetto, ne hanno buttato vuoto e non ben ottenuto, manco la capacità, non dicono, visto che non vedo quello niente, non vedo la 50 euro mia. Ma no, dovremmo mettere sotto i video perché ci ascolteranno anche. Hanno capito per me. Sì, vabbè, ho capito. Vabbè. Allora il discorso è questo. Lorenzo Leone
Ecco perché ci vado a trovare un altro Lorenzo Leone. Dove dici, Lorenzo? Lui. Noi abbiamo 20 ragazzi. Noi abbiamo 20 ragazzi. Questa è la lista. Ma questo è. Lui guarda questa lista. Erano i programmi della società, Mario, quindi la società ha impostato questo discorso. Attenzione. Purtroppo. Vedi che non lo trovi il mister disposto che dice ci metto la faccia. È chiaro? Anche perché io non mi ricordo all'inizio campionato di aver rilasciato l'intervista né io né Lorenzo per dire, mettendo le mani avanti, attenzione Saka, ci arriviamo ultimi, metti sempre sotto di dire, ci arriviamo ultimi. Uno si dice di parole, sa? Non prendete la parola. È stata fatta la squadra, è chiaro? Già il fatto di aver fatto la squadra ormai già rappresentava una mezza vittoria. Tu sei stato in grado a dare questo, a dare un valore a dei ragazzi che fino all'anno scorso probabilmente non pensavano di andare a giocare in prima categoria. Cioè abbiamo avuto il coraggio, cioè abbiamo avuto tutti insieme, compreso anche i ragazzi, a mettersi in gioco. Cioè attenzione, i ragazzi, io non mi dimentico mai quando scesero i ragazzi alla prima partita della Coppa Puglia, dove è chiaro, io non dimentico mai Lorenzo Leone seduto in panchina e tutte le persone, compreso io, si dice: mamma mia, che figura! Io, compreso io, e non dimentico mai un Sergio Palazzo che mi disse: mamma, sicuro che. Io non dimentico niente, Sergio. Dopo due domeniche tu sei venuto e hai detto: io non immaginavo. Ma la capacità è stata solo di questa persona. Cioè, questa persona merita un grande rispetto. Non a caso ieri abbiamo detto a Lorenzo: noi siamo con te, i ragazzi a uno e con lui. E ci siamo capiti. Quindi la società ufficialmente non per la diversa. La società ufficialmente per noi sta dicendo qui pubblicamente, non è stato mai sta dando la fiducia a Lorenzo Leone. Mo cerchiamo un pochettino di trovare, no? State cercando un po' la medicina o state cercando le cause. C'è chi guarisce dopo una settimana, c'è chi guarisce dopo due settimane. E l'influenza più di 10 giorni, non dura. Il medico ha detto di fare un pacco da 500 euro, però non ce l'abbiamo. Per cui vediamo da domenica. Abbiamo chiesto ai ragazzi se si accontentano della 10 centesimi sulla fronte. Ci hanno fatto anche le domande se era stato calo fisico. Si è parlato di calo mentale, di alcuni addetti alla lavoro dicevano. Forse gli allenamenti non si stanno facendo come si dovevano fare. Si è allenato sotto la neve questa squadra, i ragazzi sono allenati sotto la neve. Portavoci. No, è giusto. Domenica non ci aspettavamo questo 2-0. O chi non ha visto la partita, chi non l'ha vista tramite il nostro sito, diceva ha perso 2-0. Però c'è stato un pochettino di scossa, i ragazzi hanno giocato, giocavamo con una squadra non molto forte. No, parlando seriamente, quando la prima non riesci, perché hai giocato male con i Trapuzzi, ragazzi sono visti, Vittorio Copertino, Trapuzzi, c'è stato uno spartamento, il secondo tempo, poi Trapuzzi. È stata la cosa che è venuta dopo l'entusiasmo che è arrivato alle stelle, uno crede di poter a Ragle non dimentichiamo che fino al venerdì, e lo sappiamo tutti, c'erano 8 ragazzi con influenza, febbre a 39, cioè quindi, non è una giustificazione, perché merito a Ragle, probabilmente avrebbe vinto lo stesso, questo non lo so, il calcio no, è fatto sempre di episodi, questo non si sa, però voglio dire, metti una cosa, metti l'altra, il momento, tutto quanto, sì, c'è un calo psicofisico, perché poi da qui è mensana in corpo sano, mentalmente non siamo proprio sani, è chiaro, perché non sta arrivando la vittoria, quella vittoria che noi vogliamo. Cioè domenica siamo scesi in campo con la netta convinzione
non perché rispetto al Corigliano, cioè rispettiamo il Corigliano, non perché siamo andati a casa del Corigliano, visto sono ultimi per ore con i vari, no, sempre rispettato l'avversario, però c'era una carica, in settimana hanno lavorato non bene di più, e caro, poi arrivi lì, prendi tre traverse, se mi ricordo, due pali, e la palla non va dentro. I ragazzi iniziano a vedere i cosiddetti fantasmi, cioè attenzione, li vedo io in panchina e non gioco. Il film è già visto. È un film, non so dire. Il film è già visto, dici, porca la tua voce. Cioè, noi in panchina ci guardavamo in faccia, dici. Non è che anche oggi arriva la beffa, no? Non è che anche oggi arriva. Puntualmente, attenzione, un tiro. Poi il 2-0 è scaturito su quel. Vabbè, il 2-0, la ricerca del pareggio, però vuol dire il primo gol. Lì, noi stessi, io, il mister Leone, anche Lorenzo Leone, ci siamo guardati in faccia, cioè, abbiamo aperto le braccia, cioè in segno, non di resa, però a quel punto noi stessi, no? Abbiamo subito il contraccolpo, cioè per la prima volta ce l'abbiamo subito. Immaginiamo questi ragazzi che si stanno mettendo in gioco, cioè attenzione, a loro non fa piacere, cioè, di più 7 oggi a meno 3, cioè sì, dal punto di vista psicologico hanno preso un colpo molto importante, nonostante noi cioè andiamo nello spogliatoio il martedì, li parliamo serenamente, non gli chiediamo, non gli stiamo chiedendo la luna, cioè ragazzi state calmi, divertiamoci, state calmi, però in realtà poi loro si arrabbiano perché non riescono a far bene. Per cui c'è indubbiamente il cosiddetto calo anche fisico, ma deriva sempre da un genere di la decima giornata, 8 punti, sulla seconda sono stati molti, e poi dalla decima, alla dodicesima, alla tredicesima, piano piano siamo scesi. Siamo stati capaci di tenere quei punti di vantaggio. La speranza è quella, il gruppo è compatto, il gruppo è Ripeto, una squadra con gli ultimi risultati, con l'umore veramente sotto i piedi, cioè, e aspettare i ragazzi, anche l'infortunato che ti arriva puntualmente alle 6:15 presso il campo sportivo di Guagnano, puntuale, preciso, all'allenamento, cioè è segno veramente di... Sono tutti bravi, cioè, tutti vogliono, è chiaro, far bene. Non sta arrivando, cioè, probabilmente la medicina migliore per noi è un risultato positivo. E poi una vittoria magari giocata male, una partita giocata male. Ma ti serve proprio. Cioè, perché comunque siamo per dovere, siamo secondi nella classifica fair play. Perché secondi? Questa non una. Ma dal nostro responsabile, dal nostro direttore sportivo, siamo secondi e capo di Leuca primi, ma per un punto. Vabbè, forse abbiamo fatto l'espulsione del capitano, ci ha fatto portare. Eravamo in testa, quindi. No, vabbè, ma la doppia munizione non porta poi. Probabilmente abbiamo qualche munizione in più, ma non è scaturito dal concetto. Allora, vediamo un pochettino le somme, vediamo come di concludere questa serata. A proposito di questo ultimo argomento che abbiamo parlato, questo fair play, cioè alla fine arrivare primi, secondo me, facile schiacciare la testa non conviene, perché le cose che ho visto per esempio a Sogliano, no? Quando il loro mister, non so chi era, il collaboratore che nel primo tempo stava in panchina, secondo tempo va a fare l'attaccamare, il pallone fa sparire. Fernando, la settimana successiva vengono a Guagnano, ma ha cominciato a riscaldarsi, viene espulso perché questo sforzo facendo Angelo, è la stessa situazione, va a prendere il pallone dentro la porta, espulso. Cioè, bisogna, quando ci vuole diamo un vantaggio che ci rispetti di essere so. Ci rispetti naturalmente, ma il rispetto te lo guadagni
non serve, anche perché, attenzione, il rispetto te lo guadagni sul campo a suon di gol, a suon di vittorie, chiaro, perché a me non serve come dirigente, cioè, attenzione, io sono 7 anni che vado in panchina, non so, 6 anni che vado in panchina fisso, non ho avuto ancora un richiamo da parte di un arbitro, io non ricordo un richiamo nei miei confronti, ma a me non serve, io parlo con gli arbitri, cioè voglio dire, domenica, l'arbitro di domenica, è chiaro, e quando mi ha visto, eppure era l'arbitro della sconfitta dello Scorrano, quando ci siamo visti io l'ho rispettato, lui mi ha rispettato, cioè abbiamo discusso, abbiamo parlato, ma nel calcio ognuno lo interpreta molto su. Ah sì, indubbiamente, però voglio dire, il discorso non vedo, cioè a suon di gol che mi devo fare rispettare. Non mi insegni, no, sì, che in queste categorie tu sei espertissimo, non lo dico, ne abbiamo viste ormai. No, problema, siamo tutti sulla quarantina, 50, allora, quindi ne abbiamo viste. Allora, Non vorrei che ogni settimana facciamo questo benedetto cartellino, rispettiamo gli arbitri e poi alla fine. La partita giocata in campo, l'arbitro, diciamo che forse posso farvi qualche critica perché ha preso qualche decisione, tutto, ma in realtà finisce lì, è un essere umano. Però attenzione, il Ragale, finito l'incontro, ci ha offerto i pasticcini, ci ha offerto cose. Cioè, perché tu l'hai rispettato non è avvenuto ancora, non rispettavo prima. Prendiamo l'esempio di Corigliano, no? Perché è la prima di gli esperti della prima categoria fino all'anno scorso, perché attenzione, gli arbitri hanno assunto una posizione diversa, Fernando, hanno una posizione nettamente diversa. Mo' cacciato a Corigliano, un girone di ritorno, mo' vista aspetta, ti devo dire, appena siamo entrati, un'accoglienza unica da parte di quei signori. Allora ci hanno offerto il caffè a tutti i dirigenti, c'erano addirittura le mogli, tutto, ma hanno offerto il caffè a loro, cioè non vi preoccupate, che avete bisogno di loro. Ma finisce sul campo. Cosa ne devo dire a questi signori? Ogni società ha un suo stile, no? Però quest'anno non abbiamo avuto problemi. Comunque, perché a Bagnano non ha problemi. Attenzione. Io non ne vogliamo creare. Perché c'è il DNA tuo. Io il calcio lo vedo in quel modo lì. Lo sport lo vedo in quel modo lì. Sono decisioni prese da Fernando che ha avuto le sue motivazioni. Attenzione, perché io poi mi ricordo gli episodi, no? Un attimo solo, sì, perché poi io devo dire, io me ne ricordo delle soldi, Fernando. Cioè, poi sempre, ha ragione con Giulio Portone, facciamo. Cioè, attenzione, mi ricordo la partita del Trepuzzi. Il Trepuzzi, va bene, è arrivato al campo di Guagnano e i tifosi hanno sfondato. Letteralmente, sono entrati senza il controllo di Giulio e di Oronzo che stavano vicino. Ve ne hanno dette, di cotte e di crude a voi. Però aspetta, Fernando, aspettate sempre che io voglio fare la battaglia. Io sono un signore, il calcio lo interpreto così. Se voi volete fare le battaglie, prendete i bastoni e fateli sulle spalle. Ma siccome io... Stiamo parlando di società, i tifosi lasciamo da parte. Ogni affermazione io devo fare. Cioè, siccome mi dice che io li ospito per bene, però siccome se c'è qualcuno che vuole prendere il bastone, è libero di farlo, io non vorrei lasciare il bastone. A me l'arbitro deve venire, l'arbitro mi deve riconoscere,
L'arbitro deve essere accorto, come facciamo sempre, deve avere il suo spogliatoio pulito, deve avere la sua bibita all'interno dello spogliatoio, sono 7 anni, questa è una regola nostra, deve avere tutto a posto, poi che conduca la sua partita, sono problemi suoi. Cioè, poi ci sono i lavori che giudicano. Vabbè, allora vediamo un pochettino di concludere un pochettino. Domenica incontriamo il Pro Patria, che fu il primo pareggio che noi andammo a fare di La seconda è andata. Giocavamo su un campo un pochettino stretto, quindi stiamo preparando questa partita. Tutte le partite. Per quanto riguarda Oronzo, no? Le partite si preparano tutte allo stesso modo. Si preparano dal martedì al venerdì per vincere. Forse un pochettino particolare questa partita, perché la vittoria che ci riporta di nuovo. Ma noi le partite le prepariamo sempre allo stesso modo, noi come società, come tecnico, come giocatori. Poi la domenica il campo dà le sue risposte. C'è la domenica che vince, perde, pareggia, la domenica funzionale, la domenica strutturale. Pronto. Però noi le partite, pronto, ragazzi, questa partita di vista la sta preparando, speriamo bene. Per quanto riguarda voi, allora i tifosi ritorneranno, ma i tifosi vanno a lasciare, purtroppo ho detto a Corigliano, ci sono stati per noi questa squadra, sostegno. Poi io pure personalmente parlo, non sarei stato nemmeno d'accordo con l'esordio di Leone, l'ho scritto pure su un post di Facebook, perché è giusto, sinceramente, in questo caso Leone, diciamo che è la prima esperienza. Leone per le prime 13 partite ci ha condotto al primo posto con 7 punti. Poi Leone ha in mano un certo tipo di materiale con cui lavorare, che sono questi ragazzi, di cui molti hanno le prime esperienze. Come dicono tutti, Inzaghi è criticato, non è il Milan. Però Inzaghi dà gli 4-5 giocatori top player che si ritrova Allegri e tu ti puoi giocare il campionato, il Milan. E purtroppo Inzaghi gioca con calciatori che sono di quel livello e si adatta pure. Questo è il calcio, quando un allenatore non va, la città qui c'ha la società giustamente che dà la ferma all'allenatore. E quindi così come stanno facendo Inzaghi, perché tu ti rendi conto che dando questo materiale tu sai che puoi arrivare a questo risultato. È normale, tu vedendo al contrario, se tu dai un Cristiano Ronaldo, un Ibrahimovic, un Cavani e ti ritrovi vinto, allora dici, beh, qua in questo caso il problema è l'allenatore, perché io ho dato a disposizione giocatori top player e mi devono portare un certo tipo di risultato. La cosa strana non è vedere il Guagnano terzo, la cosa strana, come vi ho detto prima, è vedere l'Ugento, il Minervino, che spendono più di 4. È normale che io pure vorrei vedere un sostituto di Colletta nel momento in cui Colletta non ce la sta facendo più perché ha tirato la palletta per 16 giornate. Allora lì dobbiamo andare ad analizzare il problema tecnico, perché si vede che Colletta tra le prime 3 giornate e le ultime 5 non è più critiche. Il Giorgio Colletta deve finire spontaneo anche tifoso, però vanno a trovare come Colletta un sostituto, no. Si trova avendo con una persona individuale un altro modo. Da una parte che magari noi richiediamo di trovare un sostituto alla pari del Senato, che non lo vai a trovare con la 100 euro. Abbiamo sostituti, però, attenzione. No, io voglio per fare un nome. Sì, però io intervengo nel senso, allora, quando si sceglie di fare una squadra, perdonami, dal lato come dirigente parlo, allora, quando si sceglie di fare una squadra, si fa una squadra, chiaro? E la squadra è composta dal magazziniere fino all'ultimo, ma non perché sia l'ultimo, cioè all'ultimo nominativo, no? Del coso. Ora c'è la domenica che manca il Resinato, la domenica che manca il Colletta, la domenica che manca il Ricciardo, tutto quanto, ma tutti i ragazzi che abbiamo, e in merito, un grande rispetto, sono pronti a scendere in campo e a dare il gol. Attenzione, sai perché ti do immediatamente la risposta. Marco Ricciardo purtroppo quest'anno, o per un problema o per un altro, senza il nostro grandissimo capitano, il Guagnano ha stravinto le partite e si è tenuto bene. Per cui
Sì. Cioè, non dimentichiamo. Poi posso dire una cosa, David. Allora, il problema è che già avere colletti in campo. Già, io per quello sto dicendo. Immagino se potessimo avere. No, cioè, avere questo sicuro di colletta in panchina. Sarebbe un problema. Aspetta, non l'uso perché colletta percepisce, perché colletta. No, non ha sposato la causa guadagnata. Anche perché noi speriamo anche di recuperare un giocatore che ha preso un altro guadagnato. Oh, ma cosa vuoi? Anche la stagione c'è noi abbiamo una rosa di 24 giocatori. Il mister ha l'imbarazzo molte volte del con cui noi siamo andati. Che noi abbiamo cercato, c'è sempre una volta sì, c'è sempre una volta cercato di mettere un po' più nel mezzo. 24-25, onestamente, con tutto il rispetto, no? Non sono tutti i 24-25 dello stesso livello tecnico, qualitativo e di esperienza. Ma ognuno è un ricordo, lo sanno, nessuno è più di capo. Nessuna squadra ci ha messo titolari, tra virgolette. Quello infatti è il problema, quello è, secondo me è il problema che sta succedendo a Guagnano, perché puntando sempre sugli 11-12 dei, e poi comunque sia bisogna vedere che sono delle persone. Ma sì, un'altra domanda la mia fatta se ci fosse stato qui l'allenatore. Forse uno che c'è solo un ragazzo che no, Mattia Leone. Lui si sta facendo le ossa, sta anzi per lui allora, è una opportunità di addetti ai lavori, l'avrei fatta se ci fosse stato qui l'allenatore, ad esempio il 4-2-4 in molte partite, in determinati momenti della partita non andava, bisognava spostare delle pedine perché ci siamo trovati molte volte in difficoltà. È questo che molte volte mettevano in evidenza, io sono sempre a portavoce di quello che io, che io porto, non giocare con quattro punte, giocare con una punta e molte volte cercare anche di portare un pareggio a casa in queste 4-5 partite. Queste sono un pochettino le critiche tecniche che da qualche tempo lavori sono delle domande che vanno fatte direttamente cerchiamo di trovare un po' la medicina giusta e di ricompattare, di ricostruire questo modulo, questo sistema di gioco. Ma ripeto, sono delle domande che vanno poste solo a Lorenzo Leone, perché ripeto, noi abbiamo un ruolo ben diverso, certo. Non entriamo mai nel tecnico, anche perché io non sono così presuntuoso, non ho le capacità per prendere determinate decisioni, dato la fiducia a un allenatore quale Lorenzo Leone, lui saprà quali contromisure prendere, se come dicono altre persone che guardano le partite, stiamo soffrendo, stiamo facendo, ma lui è stato bravo a portarci fin qui e sarà bravo a trovare la medicina. A David ho fatto la domanda per quanto riguarda i tifosi per domenica, ci sono presenti e ci daranno supporto. Ma sono stati sempre presenti. Fernando, puoi concludere una domanda così? No, domande. Per quanto riguarda questa partita, che fatto il campo proprio. Qualsiasi squadra, qualsiasi società, dopo 5 risultati negativi, ha da avere lo spogliatoio senza un assenso. Due spogliatoi, uno. No, perché ne abbiamo fatto due aperti. Che ne sono 23. Nessuna società ha questo piacere. Io sfido. Che il calcio del partito è ne manca uno. 25. Stiamo parlando di giocatori, il 70% dei ragazzi che giocano non percepiscono un euro. Ma gli altri non percepiscono perché, voglio dire, se qualcuno viene da fuori percepisce il rimborso spese, ma che insieme a loro abbiamo concordato, ma veramente con cioè siamo andati a prendere la quotazione del petrolio, cioè per dire per andare sui giudici, ma veramente, cioè parlare di rimborso, tanta simpatia, tante pizze e tante crostate ho visto io. Comunque tiriamo fuori la sì, ed è quello la sfida, no? Ragazzi si mandano la pizza assieme, e quattro cene consecutive dopo la vittoria di Copertino, è programmata già una cena, perché per festeggiare le 5 vittorie la società ha programmato proprio una cena e programma il pranzo poi per capo di leuca, voglio dire, cioè,
quantomeno, voglio dire, non vinciamo, quantomeno mangiamo. Vogliamo regalare a questi ragazzi la gioia e il piacere di farsi una cena? Ma di cosa stiamo parlando? No, non mangio anche io. Perché lanciano delle prime, perché hanno facilato nelle cene dove ma è giusto che vadano a cena anche ogni sera, divertirsi. Perché loro giocano per puro spirito, per stare insieme. Il nostro, attenzione, il nostro è prima un gruppo, una famiglia e poi una squadra. Noi, la nostra società, la nostra squadra è basata su quei valori. Le altre cose non ci interessano. Noi facciamo calcio, facciamo sport su quei valori lì. E i ragazzi che sposano la nostra causa interpretano il calcio e lo sport in quel modo lì. Basta. Se i ragazzi vanno a mangiarsi la pizza per festeggiare una vittoria, è la cosa più bella che possa. No, ma anche la sconfitta. Noi siamo andati anche con le sconfitte, siamo andati al bar, a prendere caffè. No, è vero. Non è che voglia essere una cosa, poi in paese spaggiano, cioè poi no. È normale che quando poi se succede come sta succedendo, no? Una serie di scoppi, è normale che le persone che ti vede, è una settimana che sta festeggiando, cioè, capito? Se andiamo con la probabile, andiamo al bar a prendere. Qual è il problema? Ci mancano quei festeggiamenti al bar. Ci rimaniamo al bar, non drammatizziamo. Vabbè, concludiamo. Facciamo un sciogliere con domenica con i tifosi, un consiglio. Sì. Stiamo andando da metà miglia. Tutto meglio. Tutto ultra la curva. Da metà miglia. Il regalo di Paolo Appano quello metti lo striscione. Cioè, attenzione. Cioè, a livello frontale. Cioè, ci voglio dire le cose, allora, il discorso è questo, continuiamo così vuol dire... Stavo scherzando, cioè, sì, no, 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 però continuiamo così. Ci dicono che dobbiamo prendere, le emozioni vanno con le se vinciamo siamo contenti, se perdiamo possiamo stare. Viene definito lo sport più bello, perché questo, cioè nel nuoto succede questo. Come giustamente fanno esperto, lo stesso quando si dice, noi usiamo di meglio, quindi, no. E metti l'ultima notizia, voi non la sapete, l'anno prossimo, squadra di pallavolo femminile, squadra di pallavolo femminile, solo femminile. Vale, allora, dopo un io 2 anni fa, l'anno scorso, con l'intervista tua, lì, nella sala stampa di al campo, che ti dissi, qua massimo 2 anni, si sussurra, no? Guarda caso, dopo 2 mesi, sento dire sul guadagno non si scrive. Ah, i mesi, sì, io, c'è terminato. Va bene. Ma che ti pensi che mi guadagnano? Aspetta, ma sei l'occhio. Vedi che allora i tuoi sguardi erano giusti, per cui ecco perché per me può tagliare tutta la cosa. Allora, siccome il concetto è questo, Fernando, voi pensate, sai perché dico voi, no? Perché adesso guardo te che sei uno dei più grandi sostenitori e tifosi del guerra. No, attenzione, sei stato uno di quelli che comunque gridava facimo nella villa comunale quando tu pensavi che il Guagnano si faceva, ma in effetti era la classica prova per vedere chi era che faceva, perché io ti volevo qui, gira e gira stasera, arrivato dove volevo io, cioè il concetto è questo, quando tu e compagni che Giulio Bortone andava in villa comunale, ma io andrò casa per casa a bussare con i blocchetti, faremo come Sant'Antonio della Macchia che porteremo, io non li ho visti più. Dove siete? Io l'ho fatto il Guagnano, voi dove siete? Cioè, attenzione, questi sono i dati, è chiaro, sono questi gli striscioni da mettere.
perché io la squadra la volevo, io la squadra l'ho fatta, io vi ho consegnato i biglietti, attenzione, i biglietti mi sono... Fernando, cioè, io ho consegnato Murale Maiestatis, cioè il discorso è questo, io non ho visto nessuno contrario, il discorso è che io non ho visto nessuno. Apriamoci, poco poco, io... apriamoci, Ci vuole volontà, facciamo in modo, io sono pronto a darvi la squadra dei Guagnano in mano, fatemi parlare, voglio fare lo striscione io. Allora, per farlo, ripeto, c'è stato, cioè, attenzione signore, c'è stato delle promesse, Sergio, che fanno male. Allora, le promesse non si fanno, io l'ho fatta la promessa, l'ho mantenuta. Allora, concludiamo. Questa è una decisione per tirare un pochettino le somme di questo campionato di andata, questo girone di andata. Tutto sommato è positivo, siamo terzi, stiamo attraversando questo periodo negativo, cercheremo di superarlo. Allora, Mario, concludiamo. Io vi ringrazio della vostra disponibilità, Fernando. Sempre disponibile, perché siamo di volare come noi. Ci siamo un pochettino chiariti. No, ma è bello, ero presente. A me a oggi non è venuto nessuno a dire Fernando, ma ti mi Fernando, non mi ha chiamato la domenica con la sua sette che tu ci ha tagliato campo le più tre giorni con un giorno. Va bene. Fernando, non sono delle scusate. Quando uno ci chiede e vuole fare le cose, non deve essere chiamato. Cioè attenzione, io non posso chiamare, io non vado a mendicare niente. Ok? Io, se qualcuno si aspettava che Oronzo Bersani, Giulio Bottone e Mario Leo andassero a mendicare qualcosa, la squadra era sempre stata pronta, l'abbiamo dimostrato, è una risposta, la risposta è stata data a quelle persone, è chiaro, che sono capaci soltanto di dire e non di fare. Qui c'è la politica del fare, l'Italia, qua ci lasciamo a rotoli, perché c'è la politica del dire. Stavo fianchi, c'è sta facci Berlusconi, c'è sta facci Renzi, e quando facciamo? Va bene, il presidente ce l'ha già fatto, vedete lui che è così, cioè, bisogna fare. La faremo la trasmissione. Allora, concludiamo con una battuta. Ci tenete a fare il salto di qualità? No. No. Allora. No. Ci tenete? Lui dà le risposte. Allora, no, io sfido. Qualsiasi persona veloce, okay. Questa risposta sì, veloce, attenzione, qualsiasi persona che ogni giorno lavora per questo progetto a non tenerci con fare un salto di qualità, ma stiamo scherzando, ma con quale cerchietto dici no? C'è un bello di Cristo, ci spendo denaro, tempo e veleno che mi faccio invelenare pure, però io devo dare delle risposte perché non posso morire da così guardo all'aria, è chiaro, io ho dimostrato di metterci la faccia, attenzione, allora discorso come fai a dire no? Fernando, c'è bacamicazza, esunto, ossicità, c'è un discorso, io sono il presidente del Guagnano, rappresento il Guagnano, ci metto la faccia di domenica e io voglio che questa squadra, con l'aiuto di coloro che fanno insieme a noi, pullulire tu, va bene, la portiamo in Serie B. Un facimo. Con 50 biglietti da domenica. Oh, va bene, vedi? Sì, vale. La squadra prima in classifica in piede di Arpagnano. Dovrebbe avere almeno i 200 pagati. Ma no, l'acqua. L'acqua. Non siamo. Giulio. Bravo.
Allora, è ovvio che purtroppo noi stavamo cercando di dare entusiasmo, stiamo poi arrivando alle sconfitte. Già, allora io dico una cosa, quello è un paese fatto di maggiormente di anziani, scettici, gente che parla e che non fa come ha detto Mario. Eppure gente a parte faccio, dai, a parte del calcio abbiamo della gente che gente come le persone, non su Bagnano, della tutti le paesi, persone. Gente che dice è morta, gente che fa poca. Allora io lo sto riscontrando facendo un gruppo di tifosi in cui ti devi mettere, devi organizzare, devi fare ed è difficoltoso. Ma non perché i ragazzi gli mancano 5-6 euro per però hanno dato via. Sono andato da Mario e ci abbiamo fatto Mario Lero e detto facimo o tentato è dato grazie signore, ha detto prenditi questo sono mi ha chiamato sono venuto e io poi ho venuto pure verso di te ho già aspettato con mica no io sono come te, io vado poi io mi puoi dire ti amo ma l'abbraccio a papà faccio la sperta su Mario assolutamente con le mie palle vado, come sono andato al sindaco, come sono andato, tutti mi hanno dato disponibilità massima, economica, non a parole. La parola disponibilità, posso pure dire così, papà, mi cazzi la macchina, sì, papà, mi cazzi la macchina, papà, la macchina non è la sua. Allora, questo è il fare. Sì. Quando ti metti per organizzare, l'ho visto io sulla mia pelle, organizzare 20 persone da spostare, da educare e dire, ehi, mi raccomando, io già dato un nome alla corriera che ci caccia che cosa mi caccia. Non è facile. I soldi non cacciare, 220 euro di corriera se ne è fatto. Allora vado al sindaco, sindaco 40 euro. Sindaco offerto a tutti, non per fare un nuovo politico, da persona. Non c'è uno, ha voluto fare. Sindaco ha dato 40 euro. Fermo, dobbiamo prendere il caffè tutti insieme, ci offrire le bagnoli. Bagnoli, loro caffè e birra tutti quanti. Allora, c'è no, è bello, però la cosa è stata fatta, non è stata detta senza che si sia realizzata, però c'è difficoltà a vedere. Allora, bisogna vedere pure se si può fare, se una cosa non si può. Normale come ha detto Mario, se siamo sempre i soliti tre, o come quelli che organizziamo siamo sempre i soliti 3-4. Allora, o ti metti in testa e dici, beh, siamo noi 3-4, e allora noi dobbiamo lavorare per 20. Va bene, uno può dire, va bene, e allora. Uno può pure dire, noi siamo 3-4, va bene. No, purtroppo è difficile quando hai a disposizione che venga a darci una mano. Allora Mario, concludiamo, abbiamo tirato un pochettino le somme, Bagnano tutto sommato questo campionato è positivo, ci hanno confermato i nostri dirigenti fiducia all'allenatore e ci ha confermato con l'ultima domanda che abbiamo fatto che l'intenzione della società è quella di fare e io penso solo il diritto se vinciamo il campionato. Ringraziamo tutti i presenti, tutti gli sportivi e grazie a voi, grazie. Per una prossima trasmissione dove parleremo di altre problematiche e almeno di parlare della vittoria che dovrà arrivare. Il campionato sul fiato è un amico, ci scontriamo. Signori, grazie.